Ed è tutto pronto per la 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco, gara internazionale di ciclismo per dilettanti che richiama ogni anno tantissimi atleti. Un appuntamento sportivo in nome della solidarietà è cresciuto anche grazie all'apporto della comunità di Capodarco, guidata da Don Vinicio Albanesi. 42 le squadre iscritte. Ciclismo, la 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco, riservato ai dilettanti. Under 23 va l'australiano Robert Power, grande folla attorno ai corridori. 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco, la classica riservata ai dilettanti Elite Under 23, è andata all'australiano Robert Power. Immancabile appuntamento del 16 agosto con il ciclismo a Capodarco di Fermo. 200 dilettanti Elite Under 23 al via. La crème delle due ruote in arrivo da ogni parte del mondo. I primi 50 chilometri, come al solito, sono riservati alle schermaglie. Poi cominciano le 8 ascese al colle di Capodarco. Pubblico numeroso, questa è terra di grandi tradizioni ciclistiche, assiepato soprattutto sui tratti di percorso più aspri. Con i primi giri si mettono in evidenza Giampaoli, Ciccone, Moscone e Tonelli in attesa che inizino i tre passaggi finali sul muro di Capodarco, ripidissimo tratto in pavé che tradizionalmente decide la corsa. Al penultimo passaggio sul muro fanno corsa di testa Tonelli ed Haig, quest'ultimo in favore del compagno di squadra, l'australiano Robert Power. Ed è proprio Power ad affrontare di rabbia l'ultimo passaggio sul muro e a vincere la prestigiosa corsa. Ed ora ripercorriamo insieme le principali notizie del Gran Premio di Capodarco, la 43esima edizione va all'australiano Robert Power, grande folla attorno ai corridori. L'australiano Robert Power vince la 43esima edizione del Gran Premio di Capodarco. 200 dilettanti Elite Under 23 hanno gareggiato per la prestigiosa corsa sulle due ruote. Con i primi giri si mettono in evidenza Giampaoli, Ciccone, Moscone, Tonelli in attesa che inizino i tre passaggi finali sul muro di Capodarco, ripidissimo tratto in pavé che tradizionalmente decide la corsa. Testa a testa tra Tonelli e Haig, quest'ultimo in favore del compagno di squadra Power, che con rabbia e precisione ha affrontato l'ultimo passaggio sul muro, quello della vittoria. Nelle Marche, ore dove si è svolta la tradizionale gara ciclistica internazionale di solidarietà organizzata dalla comunità di Capodarco di Fermo. Chiara Paduano. Immancabile appuntamento del 16 agosto con il ciclismo a Capodarco di Fermo. 200 dilettanti, Elite Under 23 al via, la crème delle due ruote in arrivo da ogni parte del mondo. I primi 50 chilometri, come al solito, sono riservati alle schermaglie, poi cominciano le 8 ascese al colle di Capodarco. Pubblico numeroso, questa è terra di grandi tradizioni ciclistiche, assiepato soprattutto sui tratti di percorso più aspri. Con i primi giri si mettono in evidenza Giampaoli, Ciccone, Moscone, Tonelli, in attesa che inizino i tre passaggi finali sul muro di Capodarco. Ripidissimo tratto in pavé che tradizionalmente decide la corsa. Al penultimo passaggio sul muro fanno corsa di testa Tonelli ed Haig, quest'ultimo in favore del compagno di squadra, l'australiano Robert Power. Ed è proprio Power ad affrontare di rabbia l'ultimo passaggio sul muro e a vincere la prestigiosa corsa. È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte. A Capodarco nelle Marche la tradizionale corsa ciclistica di solidarietà. Chiara Paduano.
Immancabile appuntamento di agosto con la ciclismo a Capodarco di Fermo. 200 dilettanti, elite under 23 al via, la creme delle due ruote in arrivo da ogni parte del mondo. I primi 50 chilometri, come al solito, sono riservati alle schermaglie, poi cominciano le 8 ascese al colle di Capodarco. Pubblico numeroso, questa è terra di grandi tradizioni ciclistiche, siepato soprattutto sui tratti di percorso più aspri. Con i primi giri si mettono in evidenza Giampaoli, Ciccone, Moscone, Tonelli, in attesa che inizino i tre passaggi finali sul muro di Capodarco, ripidissimo tratto in pavé che tradizionalmente decide la corsa. Al penultimo passaggio sul muro fanno corsa di testa Tonelli ed Eig, quest'ultimo in favore del compagno di squadra, l'australiano Robert Power. Ed è proprio Power ad affrontare di rabbia l'ultimo passaggio sul muro e a vincere la prestigiosa corsa. Era la nostra ultima notizia, il TG2 torna domani alle 10.30, grazie per averci seguito e buonanotte. E l'australiano Robert Power si è aggiudicato la 43esima edizione del Gran Premio Capodarco, la prestigiosa gara ciclistica internazionale per dilettanti e di solidarietà. Al via si sono presentati 200 corridori che hanno consumato il pranzo conviviale insieme agli ospiti della comunità di Capodarco, presieduta da Monsignor Vinicio Albanesi. La partenza, come sempre, è avvenuta dal monumento che ricorda Fabio Casartelli, il corridore scomparso 19 anni fa al Tour de France. La corsa si è decisa nel finale con Power che è riuscito a scattare al momento giusto, imponendosi poi allo sprint. Ecco il vincitore. Parliamo ora di sport, di ciclismo in particolare, perché l'australiano Robert Power si è aggiudicato la 43esima edizione del Gran Premio Capodarco, la gara ciclistica internazionale per dilettanti, considerata il campionato del mondo di agosto. 200 partecipanti alla corsa per la solidarietà che, come di consueto, ha avuto il via dal monumento che ricorda Fabio Casartelli, il corridore scomparso 19 anni fa al Tour de France. La gara si è decisa nel finale con Power che ha lasciato alle spalle Gianni Moscon con un ritardo di 8 secondi e Moreno Giampaolo della Vega Ozzand che è giunto terzo. Da sottolineare il grande spettacolo di folla che, come tradizione, ha accompagnato la corsa con il suo tifo. Ecco, e ora un attimo di pausa.